Ciao amici, ciao amiche, come vedete sto in canottiera perché il caldo è tornato. Ma la canottiera è anche un simbolo che ci hanno lasciato in mutande. Io ovviamente non posso farvi vedere che sto in mutande, ma posso farvi vedere che sto in canottiera. Ci hanno lasciato in mutande in che senso? Nel senso delle cose materiali, ma magari fosse soltanto le cose materiali, ci hanno tolto tutto. Ci hanno tolto la felicità, la possibilità di amare, la possibilità di essere liberi. E questo perché? Per un disegno di conquista alieno. I marziani vogliono ancora conquistare il pianeta e per scavalcare il trattato di libero arbitrio, che è un nostro diritto, cosa fanno? Camuffano il tutto come se noi fossimo d'accordo. Capito? In pratica ci lasciano la possibilità di scegliere, ma ci rendono la scelta talmente confusa che non riusciamo a scegliere la cosa giusta perché non capiamo le cose. È un po' come quando in Italia fanno i referendum, che te li fanno sempre al contrario, che se tu vuoi dire sì devi scrivere no, se tu vuoi dire no devi scrivere sì. Insomma, vedete che c'è tutta una tradizione, tutta un'eredità che viene proprio da questo stampo marziano, questo furbacchione di Yahweh, questo criminale sanguinario, perché era quello che faceva, ha ucciso più persone lui nella storia che chiunque altro, insomma, voglio dire. Non è uno tenero e che è, e questo è ancora vivo, è ancora vivo. Non è vivo solo Yahweh, è vivo pure Gesù. E tutte e due abitano qui sulla terra. Questo è importante da capire. Poi purtroppo ci sono i terrestri asserviti, quelli che anche se non hanno un contatto diretto con i marziani, obbediscono a quelli che hanno un contatto diretto con i marziani. I terrestri che hanno un contatto diretto con i marziani non li conosce nessuno, non appaiono, anche perché sono beneficiati dai nanorobot e quindi ti accorgeresti che questi per secoli e secoli sono sempre gli stessi in piena salute. Quindi non si fanno proprio vedere, però comandano altri terrestri corrotti che sabotano la vera informazione. Tra l'altro, questi giorni io, appena avevo superato i 1.000 iscritti nei miei due gruppi, l'ipotesi aliena di Maurizio Fedeli e iscrizione e cancellamento fai da te alla Supercielo, praticamente appena avevo superato questo, sono cominciati subito gli attacchi in automatico. E sapete perché? Perché, e questo lo deduco perché ho osservato e io osservo e metto insieme i pezzi, capisco. Allora, quando loro vedono che c'è un gruppo Facebook con più di 1.000 persone, ecco lì che chi riesce a entrare là dentro e a fare il caos, distruggendo la possibilità delle persone che seguono di poter essere informate, allora questi qui, questi debunkers, questi trolls, questi figli di una marziana, chiamateli come vi pare, questi qui praticamente prendono soldi, però sotto i 1.000 non li pagano, non li pagano, allora devono avere più di 1.000. Quello che ho capito io è proporzionale, cioè se disturbano un gruppo che ha più di 1.000 persone, in modo che le cose importanti non possano essere divulgate, praticamente disturbano la divulgazione delle cose importanti, però li pagano solo se è un gruppo con più di 1.000 persone. Se sono più di 2.000 persone li pagano di più, se sono più di 3.000 li pagano ancora di più. Infatti c'è la gara per impadronirsi dei grossi gruppi, come quello che avevo io di 33.000 persone, quindi immaginate un po' come mai mi hanno sabotato e mi hanno calunniato in tutti i modi possibili e immaginabili per screditarmi. E lasciamo stare questo argomento, che è veramente un argomento molto brutto, ma che comunque mi ha dato una grande esperienza. E infatti poi, tra l'altro, da lì in poi ho deciso di fare dei corsi, tanto questi corsi non arrivano mai a 1.000 persone, quindi poi se per caso
arrivassero a 1.000 persone, io lì mi fermo, apro un'altra pagina e capito, insomma. Cioè bisogna conoscere i regolamenti di questi qui, perché se no, no non riusciamo ad andare avanti. Quindi una volta che io ho dedotto questo regolamento, l'ho dedotto fortunatamente, io ho fatto questi corsi. E poi in questi corsi chi non mi convince non va avanti. Cioè se io vedo che non mi mandano dei riassunti e delle cose convincenti, io non lo mando avanti, ma non è per cattiveria, per due motivi. Primo, perché se non seguono dall'inizio no, non capiscono. Secondo, perché se si infiltrano questi qui che vogliono fare, diciamo, una divulgazione per screditare le cose che dico io, poi mi prendono in giro sugli altri gruppi, capito? E io invece per evitare questo, io perché è così, praticamente se la persona capisce non sta più al loro gioco, quindi va bene, la promuovo, ma me lo deve dimostrare che ha capito, me lo deve dimostrare, quindi è sia un problema di sicurezza del nostro gruppo, sia un problema di vedere chi già ha le basi per poter andare avanti. Quindi perdonatemi, ma è necessario per il bene di tutti, per il bene del gruppo, per il bene della divulgazione, che ci sia questa buona abitudine di fare dei riassunti. Mi scrivete i riassunti al solito indirizzo maurizio.fedeli.corsi.gmail.com e io capisco che veramente siete persone serie, che state seguendo, eccetera, eccetera. Se proprio avete delle difficoltà, allora mi potete fare dei riassunti, su Facebook, scritti. Se poi avete delle difficoltà a farli scritti, fateli a voce. Fate delle registrazioni, lo so che su Messenger il limite è 1 minuto, però ne fate 4-5 di queste, 4-5 minuti, io capisco. Se avete capito veramente o se mi prendete in giro, e allora io promuovo le persone che io perché io lo capisco da come scrivete, da come parlate, io lo so se, se state seguendo seriamente o se si tratta di qualcuno di questi trolls che, capito? Quindi come avrete notato, i gruppi partono da una quantità e poi a scalare sempre meno fino al quarto livello, e questo è il primo video del quinto livello. Siete meno di tutti gli altri perché è un po' una selezione di una selezione di una selezione, però perlomeno so che chi arriva a questi livelli sicuramente sono delle bravissime persone che ragionano e che comprendono le cose che dico io. Quindi vi voglio immensamente bene, grazie a tutti e andiamo avanti.